esistono gravi e fondati motivi politici ed amministrativi per contestare la gestione regionale di Mario Oliviero. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di un ritorno alle urne in Calabria vista l'inconcludente azione di Oliviero e la palese incapacità di gestire da parte sua e della giunta, da lui scelta, le ataviche criticità della nostra regione. Lo scrivono in una nota i parlamentari di Forza Italia Iole Santelli, Roberto Occhiuto, Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi, i senatori Giuseppe Mangialavori, Marco Siclari, i consiglieri regionali Claudio Parente, Gianluca Gallo, Domenico Tallini, Vincenzo Pasqua, Giuseppe Peda, Giovanni Arruzzolo, Sinibaldo Esposito. Gli eventi accaduti oggi che lo riguardano, riportati dai maggiori organi nazionali di informazione, proseguono, gettano ulteriori ombre sull'operato amministrativo e sulla condotta politica e morale del presidente, screditando, purtroppo, l'immagine e la reputazione della massima istituzione del nostro regionalismo. Siamo e rimaniamo garantisti, essendo consapevoli che al momento si tratta, per quanto grave, soltanto di ipotesi di reato, punto se fossero confermate, però, le gravi accuse degli organi inquirenti, secondo le quali si sarebbe abusato del potere di governatore per erogare indebitamente finanziamenti a favore di imprenditori, allo scopo di danneggiare politicamente, vigliaccamente ed immoralmente, l'amministrazione comunale di Cosenza e di suoi incolpevoli cittadini, ne risulterebbe un quadro tristemente desolante e rivelerebbe una immensa miseria umana, prima che politica e ancora giudiziaria. Calabresi ancora una volta, rischiano di essere vittime della malafede politica. Copyright riproduzione riservata.